Tre, bravo, por mi estas doctoro Stefano Barlacchi, kiu estas la consulo, la honora consulo ci tio en Italio, perdono, kai ni havas tre bona in rilato in Lica e con la tuta consuleio. Kai, mi volas ancau rememori che citie in mia congresso la plei multnombra exterlanda gruppo estas la Pola. Do jen la parolvizo al consulo dottor Stefano Barlacchi. Grazie, buongiorno. Sono molto lieto di partecipare a questo importante evento che raccoglie tanta storia nel mondo e che ha origini in Polonia. E sono molto lieto di rappresentare davanti a un pubblico così ricco, così colto, la comunità polacca di Toscana. Conosco ormai il gruppo degli esperantisti. Conosco ormai il gruppo degli esperientisti da circa un anno e con loro abbiamo già realizzato tanti incontri. Questo è soltanto un ulteriore step, un ulteriore momento di unione, di collaborazione nello spirito fondativo della vostra lingua. La postura di ancora la Esperanto Alfabeto è di nuovo Jaro che lavora con me con l'amorato Białystok è giovane, frizzante e anche malinconica. È una città dove fino agli inizi del XX secolo prosperavano arti e sapere, mercati che profumavano d'Oriente e carrozze sempre colme di viaggiatori. Białystok è luna, che è anche io mette melancolia, ci è curvo che è della comienzo del XX secolo. Artoi kai stioi estis mercaticoi kiu agis proprio de oriento kai vagonoi kiu estis ciam amuitei A Białystok nel 1859 nacque Ludwig Leisler Zamenhof, medico purista, linguista e glottoteca, polacco di origini ebraiche che aveva un solo sogno: inventare una lingua che permettesse di far dialogare popoli diversi, abbattendo i confini sociolinguistici e portando ovunque pace e fratellanza. Una lingua semplice ma espressiva, che appartenesse all'umanità intera e non ad un solo popolo. Ci riuscì e creò l'esperanto, il vostro esperanto. In Białystok, in 1859, nasciggis Ludwig Leiser Zamenhof, populisto, linguisto, cae lingua creisto, pola, de iudai originum, quo habis nur rego inventi lingua
kiu eligas paroligi passame popolum, farigi limoin sociolingvai, cae porti kien pacum, cae fratezon. Simpla lingvo, sed esprimpova, kiu appartien al tuta homaro, cae ne nur al unu popolo. Li successis, li creis Esperanton, vian Esperanton. Zamenhof dunque incarna perfettamente lo spirito polacco, quello dell'essere avanti, dell'essere per tutti, quello del dialogo includente e della speranza che non muore mai. Molti sono gli illustri uomini polacchi che hanno donato all'umanità intera virtù, valore e conoscenza. Niccolò Copernico, Józef Piłsudski, Władysław Anders, Lech Wałęsa, Karol Wojtyła, nomi illustrissimi. E perché no, anche Albert Sabin, anche lui medico, anche lui nato a Białystok e anche lui creatore di qualcosa di utile all'umanità, il vaccino contro la poliomielite. Ma il congresso di oggi richiama naturalmente la personalità di Zamenhof quale grande uomo di visione e di intuito pragmatico. Zamenhof realigas la polan spiriton. La spiriton esti antau, esti por ciui, la spirito de inclusiva dialogo, cae de espero chiune niam mortas. Estas multa infama i homoi polai chi udonis al omaro virtum valorum cae sion. Copernicus, Josef Vladislav Anders, Lech Wałęsa, Karol Wojtyła, cae kiel ne Albert Sabin. Anche lui estis curazzisto, anche lui nascidis in Białystok, anche lui creis ion utilan al omaro, la vaccino contra poliomielito malsano. Sed la odiava congresso vocas la personetson de Zamenhof, chi è il grande homo, una pratica che usava pratica la visione cai intuizioni. Zamenhof faceva parte di una famiglia che abitava nell'area orientale della Polonia, avendo sempre vissuto in un contesto multiculturale, più volte oggetto di spartizioni e discriminazioni, si rese conto ben presto che i problemi di comunicazione dalle diverse rappresentanze linguistiche generavano situazioni di conflitto o di incomprensione tra le persone e le diverse comunità. Zamenhof estis parto de familio kiu loĝis en orienta parto de Pollando. Li ĉiam vivis en plurkultura kunteksto. Plurfoje estis sangaj disiĝoj kaj forte diskriminacioj. Li comprenis tuj che la comunica i problemi inter la linguista e la lingua e comunque noi creis situazioni per creis conflitto cae malcontreno inter homo e malsano comunque.
Per questo il suo sogno divenne quello di costruire una lingua internazionale, che in questi giorni voi qui celebrate, che diventasse strumento di pace universale. La sua era una visione molto utopica di un mondo in cui tutte le persone, pur essendo nate in luoghi e contesti differenti e mantenendo un legame con la loro terra d'origine, potessero rapportarsi tra loro come esseri umani prima che come membri di una determinata nazione. Per questo Zamenhof immaginava l'esperanto come la prima lingua di nessun popolo e la seconda lingua di tutti. Pro tio, ia rego, igis tiu de construi internazionalismo, quiu vi tui tavoli celebras, lingua quiu igius io por universala pazzo. Mia zio estis utopia pri mondo kiu ciui homoi krom naskigion malsamai lokoi kaj malsamai kuntekstoj kaj krom avante ligon un devena lando ili povus havi dialogo inter ili kiel homoi antaŭ kiel anoj de ia nacio. Pro tio Zamenhof imagis Esperanton kiel la unua lingvo de la unua lingvo de neniu popolo kaj la dua lingvo por ĉiuj. Il lascito di Zamenhof è quindi di profondo valore sociale ed umanistico. La cultura esperantista, infatti, è molto attiva in tutte le arti, dalla poesia alla letteratura, fino al teatro e alla musica, e grazie alla sua logica semplice e maneggevole, si presta ad essere usata anche in informatica e nel ramo della linguistica computazionale. L'esperanto poi in Polonia è stato dichiarato patrimonio culturale immateriale ed è oggetto di studio in diverse università in Europa, negli Stati Uniti ed in Asia. La heredaggio del Zamenhof è stato la heredaggio del Zamenhof havas gravan socian valoron kaj homara valoron. La kulturo, l'esperantista kulturo estas tre aktiva en ĉiuj artoj. De poesio, gis literaturo, gis al teatro e musico. Danke al Gia Sinza Lucico, cai facila uso, esperanto, pova sesti usata anche in informatico, cai in computila linguistico. Esperanto in Pollando è declarita cultura heredaggio che è studio obietto in molte università in Europa, in Usono e in Asia. Saluto e ringrazio la professoressa Laura Brazzabene, presidente della vostra federazione, per l'invito a questa importante assise in questa giornata inaugurale. Porgo i miei saluti a tutti i componenti del vostro direttivo, alle autorità, alle eccellenze, ai rappresentanti di questa splendida municipalità di Montecatini Terme, sempre rente ed accogliente. Ovviamente saluto anche la vice sindaca Beatrice Kelly, che ci ha dovuto lasciare, e tutto l'organo di governo della città, ed auguro alla vostra ricca comunità di continuare a diffondere con orgoglio e passione il sogno di Zamenhof nella società e nel mondo.
dalla Esperanto Federazio, pro l'invito al CTU Grava Renotigio, la consulo salutas ciuin anno della dell'estraro, ci restaranno, salutas l'autoritato, cioè la rappresentante della comunumo di Monte Catini. Ciam attenta, cioè bella, cioè salutas ciam patro prenato. Anche salutas la vis professorino Beatrice quindi tanto, cari, buon lavoro.